Ciao amici, credi nel caso o nelle coincidenze? Qual è questo terribile club dei 27? Come i Simpson riescono a prevedere il futuro? Oppure perché nelle Filippine, quando si mette la canzone My Way di Frank Sinatra in un bar, ciò scatena immediatamente delle risse assassine? Mettiti comodo, ecco le 12 coincidenze più strane del mondo. Incontrare l'anima gemella è qualcosa che succede solitamente quando si è adolescenti o adulti, ma questa coppia britannica appena sposata si era incontrata molto prima, quando erano entrambi bambini, eccetto che non lo sapevano ancora. Infatti, sfogliando un album fotografico, scoprirono per puro caso una foto di loro che giocano a qualche metro l'uno dall'altro su una spiaggia in Cornovaglia. Amy Maiden, 25 anni, e suo marito Nick Wheeler, 26, si erano incontrati 20 anni prima senza saperlo. Amy costruiva un castello di sabbia, mentre il suo futuro marito era seduto davanti a lei, a solo qualche metro. Ovviamente le famiglie non si conoscevano affatto e non hanno avuto contatti nel frattempo. La cosa più pazza era quella che non vivessero nemmeno a Cornwall, entrambi erano in vacanza nello stesso luogo. La coppia ha finito per incrociarsi di nuovo e sposarsi in una chiesa a solo un minuto dal luogo in cui la foto è stata scattata. Sopravvivere a una catastrofe è già qualcosa di surreale, ma sopravvivere ai due più grandi disastri nucleari di tutti i tempi ha del miracoloso. Tutsomu Yamaguchi è l'unico uomo ad essere sopravvissuto a Hiroshima e Nagasaki a 3 giorni di distanza. Questo giapponese è sopravvissuto al bombardamento di Hiroshima il 6 agosto 1945, poi a quello di Nagasaki. A quell'epoca aveva 29 anni. È sopravvissuto, ma ha tuttavia continuato a subire gli effetti collaterali delle bombe sulla sua salute. Alla fine è morto di cancro nel 2010. Come mai le ha subite entrambe? Beh, semplicemente perché Tsutomu Yamaguchi era nel posto sbagliato, nel momento sbagliato, 2 volte di fila. Era ingegnere nei cantieri navali per Mitsubishi e si trovava a Hiroshima per una missione. Il 6 agosto 1945, volendo tornare a casa, mentre sulla strada della stazione, il bombardiere americano Enola Gay sgancia la sua prima bomba nucleare. Tsutomu sta male, stordito, perde conoscenza, le sue braccia e una parte del suo viso sono bruciati, viene immediatamente trasferito in terapia intensiva, ma 3 giorni dopo, appena ristabilito dalle sue ferite, mentre è a casa sua a Nagasaki e racconta il terribile dramma che ha subito ai suoi colleghi, la seconda bomba nucleare americana gli cade sulla testa. Eppure, Tsutomu non ha fatto parte delle migliaia di persone che hanno perso la vita. Morirà solo all'età di 93 anni di un cancro allo stomaco. Credici o no, ma anni prima del naufragio del Titanic, quella notte tra il 14 e il 15 aprile 1912, 2 opere di finzione avevano previsto questo disastro, nei dettagli più inquietanti. Il 22 marzo 1886, un giornalista di nome William Thomas Stead racconta in una novella intitolata How the Mail Steamer Went Down in Mid-Atlantic by a Survivor come il Titan sarebbe sprofondato nell'Atlantico, perché secondo lui questi transatlantici erano mandati nel mare con troppe poche scialuppe di salvataggio, eccetto che il suo transatlantico si scontrerà con un altro transatlantico. 12 anni dopo, lo scrittore americano Morgan Robertson scrive The Wreck of the Titan, or Futility, e questa volta le similitudini sono davvero suggestive. Parlerà di collisione con un iceberg e anche lui evocherà la mancanza di scialuppe a bordo. Il romanzo ha avuto successo solo dopo la vera tragedia del Titanic. Se alcune persone pensano che si trattasse di un'evidenza di come si possa prevedere un incidente, altri vedono ancora una previsione inquietante. Conosci il Club dei 27? È un club tragico che riunisce delle personalità pubbliche e famose, tutte aventi come punto in comune l'essere decedute all'età fatidica di 27 anni. I primi ad aver innescato la creazione di questo club sono stati Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison e Alan Wilson, le cui morti erano molto ravvicinate, ossia nel giro di 2 anni, tra il 1969 e il 1971. Dopodiché fu la volta di Ron Pickpen, Dave Alexander, Gary Thane, Boone, Kurt Cobain, poi molte altre personalità, tutte decedute in seguito a cause diverse. L'ultima persona ad aver fatto parte del club dei 27 è la cantante Amy Winehouse, che è deceduta a causa di un'overdose. Prima di questo tragico evento, il club era poco popolare e ha ritrovato la sua notorietà solo dopo la morte della cantante. Questa volta penso piuttosto che si tratti di coincidenze, visto che ognuna di queste persone è deceduta in modo diverso. Tu cosa ne pensi? Nel 1975 un ragazzo di 17 anni è stato ucciso mentre circolava sul suo ciclomotore nelle Bermude. Un conducente di taxi lo ha accidentalmente colpito e ucciso mentre si divertiva con la sua bici. Suo fratello è stato ucciso esattamente un anno dopo, mentre guidava la stessa bici nello stesso incrocio dallo stesso taxi, guidato dallo stesso conducente che trasporta lo stesso passeggero che trasportava durante il primo incidente. Questa storia aveva suscitato a quell'epoca una grande polemica. Molta gente non ci credeva e le opinioni sono state divergenti sull'argomento. Tu cosa ne pensi?
Tutti sanno che i Simpson hanno il dono di prevedere molte cose e quando abbiamo chiesto delle spiegazioni ai creatori dei Simpson hanno naturalmente risposto che si trattasse del caso, eccetto che qui anche il caso rifiuta di crederci. Prevedere il premio Nobel per Bengt Holmström, l'acquisto di Disney di Century Fox, gli smartwatch, la crisi della Grecia, la coreografia di Lady Gaga al Super Bowl oppure il virus Ebola, beh ci vogliamo credere, ma la vittoria elettorale di Donald Trump, la sua salita sulle scale mobili, quel gesto con la mano, non sono il tipo che difende le teorie di cospirazione, ma siamo d'accordo, è troppo per una semplice ed ennesima coincidenza, non trovi? Il 15 aprile 1865 è deceduto il presidente Abraham Lincoln, assassinato a Washington. Il 19 settembre 1881 fu la volta del presidente James Garfield di farsi abbattere a Elberon e il 14 settembre 1901 al presidente William McKinley di trovare la morte sotto il revolver dell'anarchico Leon Czolgosz. Fin qui nulla di davvero strano, ma non sapevi che a questi tre eventi tragici era presente Robert Todd Lincoln, il figlio maggiore del 16° presidente degli Stati Uniti e ambasciatore degli Stati Uniti nel Regno Unito. Durante il primo omicidio era al capezzale di suo padre, durante il secondo Robert Lincoln era alla stazione di Washington e durante il terzo era all'esposizione panamericana quando McKinley è stato mortalmente ferito da due proiettili. Pensi a ciò che sto pensando io? Dimmelo nei commenti. Un uomo soprannominato Freeman Brown e sua moglie Kimberly formavano una coppia molto felice. Vivevano la bella vita, eppure qualcosa è venuto a intaccare il loro bell'idillio. Un giorno, dopo 10 anni di vita comune, scoprono per puro caso che non fossero solo anime gemelle, ma che fossero biologicamente fratello e sorella. La cosa peggiore è quella che hanno avuto due figli dalla loro unione incestuosa. Si sono incontrati nel 2008, si sono sposati nel 2011 e hanno avuto il loro primo figlio lo stesso anno. Hanno avuto quello minore nel 2015. Non vorrei essere al loro posto. Nel giugno 2001, in una piccola fattoria dello Staffordshire, una bambina di 10 anni di nome Laura Buxton festeggiava il 50° anniversario di matrimonio dei nonni. A un certo punto, su richiesta di suo nonno, Laura Buxton scrive una nota su un pallone. Si prega di restituirlo a Laura Buxton con il suo indirizzo. Dopodiché lascia andare il pallone. Due giorni dopo accade l'impensabile. A qualche chilometro dalla piccola fattoria di Laura, mentre un agricoltore si occupava del suo bestiame in un campo, si imbatte in un pallone sgonfiato sul recinto dei suoi vicini. Legge la nota, poi si ricorda che loro figlia si chiamava Laura Buxton, lo dà loro pensando che si trattasse di lei. Questa seconda Laura Buxton aveva anche lei 10 anni. Quando riceve il pallone scrive una lettera alla sua destinataria spiegandole che si chiamasse anche lei Laura Buxton. In seguito a questo scambio molto strano le due Laura hanno deciso di incontrarsi. 3 ore di strada le separavano eppure molte cose le riunivano oltre la loro età e al loro nome e cognome comuni. Le due Laura Buxton avevano la stessa statura che per la cronaca non era comune visto che erano entrambe ben al di sopra della media per la loro età. Avevano entrambe gli occhi azzurri. Quel giorno erano vestiti allo stesso modo, una maglietta rosa e jeans, pettinate entrambe con le trecce, erano entrambe in quinta elementare e cosa ancora più sorprendente, avevano entrambi dei cani della stessa razza, stesso sesso, stessa età, dei labrador neri femmine di 3 anni, così come dei conigli e dei porcellini d'India dalle macchie arancioni sulle zampe posteriori, così tante similitudini che nessuno ad oggi è in grado di spiegare. Ma dimmi comunque se pensi che si tratti di un immenso caso o di una forza sovrannaturale che controlla tutto ciò. Nelle Filippine cantare la canzone My Way di Sinatra vuol dire rischiare la propria pelle. Qualche anno molte liti e risse assassine sono scoppiate mentre si cantava la canzone al karaoke. Al giorno d'oggi nessuno riesce a spiegare questo fenomeno strano. Alcuni vedono questi morti come la conseguenza naturale della cultura nazionale della violenza, mista all'alcol e al macismo. Altri attribuiscono ciò al carattere arrogante della canzone. Altri ancora pensano che abbia qualcosa di sinistro, mentre altri pensano che questo sia dovuto al modo così mediocre con il quale questa canzone viene interpretata, cosa che colpisce l'orgoglio dei filippini quando si tratta del loro dono canoro e risveglia in loro un desiderio di fare a botte. Assurdo. In Cina, nel villaggio di Xi'an, a Jiangyin, nella provincia di Jiangsu, un uomo anziano di 80 anni ha salvato un bambino di 8 dall'annegamento. Ciò è avvenuto una mattina verso le 9, quando il bambino, accompagnato da sua nonna per raccogliere delle castagne d'acqua in riva al fiume, è accidentalmente caduto dentro. Xu Weifang ha sentito le urla del bambino, che si dibatteva e si aggrappava alla vita, agitando le mani sulla superficie dell'acqua. Aiutato da sua moglie, il vecchio 80enne è riuscito a tirar fuori il bambino dall'acqua e a salvarlo in extremis. La cosa più divertente nella storia, anche se non lo è davvero, è quella che 30 anni prima lo stesso uomo aveva salvato il padre del bambino dallo stesso fiume. Forse sarebbe ora che imparino a nuotare in questa famiglia. Il 4 luglio 1826 due ex presidenti americani Thomas Jefferson e John Adams sono deceduti a qualche ora di distanza. Quel giorno l'America festeggiava i suoi 50 anni di indipendenza. Thomas Jefferson aveva 83 anni, mentre John Adams ne aveva 90. Entrambi erano sicuramente malati, ma al punto da morire lo stesso giorno nessuno se l'aspettava. Molti americani hanno considerato questi due decessi come una coincidenza, altri hanno visto delle prove di un disegno divino all'opera.
Allora, cosa ne pensi di tutte queste storie? Dicci anche se credi ancora nel caso. Ecco due video che potrebbero anche loro interessarti. Non esitare a dare un'occhiata sul nostro canale, altri video altrettanto interessanti ti aspettano. Grazie e a presto!